guarda che tempo da schifo. Di Elche, Italia Elche. Qui a terra pioggia, nuvole basse. Visibilità scarsa. Mi parla il comandante Meroni, abbiamo iniziato la fase di atterraggio. A tutti i passeggeri, per favore allacciare le cinture di sicurezza. Ielce, controllare gli strumenti di bordo. Controllo altimetro. Eseguito, comandante, tutto regolare. Altitudine 2000 metri. Ci saranno sì e no 50 metri. Altitudine. Rispondete. Ielce, rispondete. Ielce, rispondete. Ielce, rispondete. Ripeto, datemi l'altitudine. Sì. Allora, bravi ragazzi, Oggi avete fatto un ottimo allenamento. Tu mi hai ascoltato questa volta, Sinistro. Sono orgoglioso di voi. Bravo. La grinta non vi manca, Pronto, sono Pita Ussello, chi è? Come? Superga? È caduto l'aereo dei ragazzi. Non ci sono più. Susanna l'aveva già saputo per telefono. Mentre l'abbracciavo, mai avrei immaginato che quella sarebbe stata l'ultima volta che l'avrei stretta a me. Se ne andò a vivere all'estero, in Francia. Diventò Étoile. Aveva coronato il suo sogno. Io non l'ho più cercata, né sentita. Mai più. Avanti. Presidente, stanno arrivando molti telegrammi, molte telefonate. Tutti vogliono parlare con lei. Oggi non voglio parlare con nessuno. La macchina è pronta se vogliamo andare al Palazzo Madama. Grazie, Caterina. Scendo subito.